Sicuramente vi starete chiedendo chi sono. Mi chiamo Maku. Maku sono io, sei tu, siamo tutti noi. Un giorno ho deciso di guardarmi intorno e soffermarmi sulle meraviglie che ci circondano. È così che mi sono accorto che c'è un piccolo grande mondo di significati e insegnamenti. Fra i mille colori dell'autunno, la bellezza delle montagne innevate, nel movimento sinuoso dell'acqua, in un semplice sbatter d'ali di una farfalla. Perché non fai con noi la settimana della gratitudine? È molto semplice. Per una settimana dovrai tenere un diario. Cosa dovrai scrivere? Segui le seguenti indicazioni. Con una visione speranzosa, prometto di seguire le indicazioni della settimana della gratitudine. Prometto di notare le piccole benedizioni e ringraziare per le relazioni, esperienze e opportunità che rendono la mia vita unica. Da oggi in poi mi sforzo di vivere guardando la vita in modo positivo. Goditi le persone intorno a te. Prendi un momento per apprezzare i loro talenti unici, le loro abilità e le loro personalità. Osserva le loro azioni e i loro gesti attraverso una prospettiva positiva. Pensa che il loro agire sia dettato da un proposito positivo e allo stesso tempo testimonia le loro migliori intenzioni. Criticare le persone intorno a te. Vivi la vita con uno sguardo positivo e vedi che il bicchiere è sempre mezzo pieno. La gratitudine è un benessere che va oltre te stesso.